Hola gente, come state? Spero tutto bene. Mi devo preparare in questo momento perché sto per andare al ballo di Natale di quest'anno. E insomma, non posso perdermi una cosa del genere l'ultimo anno. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo monthly vlog e in particolare benvenuti nel video speciale di novembre 2022. Questo sarà un video molto molto rushato, devo darmi veramente una mossa perché ho pochissimo tempo per registrare il video, editare, preparare la valigia, perché poi io tra pochissimo parto per tornare giù in Italia per le vacanze di Natale, perché in questo momento per me è l'11 dicembre, voi vedrete questo video domani e quindi io devo piottare fortissimo in questo momento. Quindi iniziamo subito senza indugi. Quello che è successo a novembre è un mix di tante cose, una collegata all'altra in realtà, però diciamo partiamo dall'inizio, ok? Perché sono successe tante cose, voglio spiegarvele tutte quante e dare importanza a tutte quante una per una. La prima cosa che è successa è l'invito, sono stato invitato a Space Up Scotland. Space Up Scotland è stata una conferenza scientifica molto molto tranquilla a tema spazio, in cui ho avuto modo di incontrare tantissime persone, tra cui gente che lavora all'ESA. E ragazzi, è stata una cosa fighissima, assolutamente, perché a me piace tantissimo l'ambito dello spazio, eccetera, eccetera, dell'ingegneria applicata all'esplorazione spaziale. E capite che in quel contesto io ero tipo un bambino circondato da caramelle ovunque, da tipo, un mondo con tutti quanti tipo i suoi eroi praticamente. Non lo so, è stato veramente veramente fico e sono contento di aver preso parte a un evento del genere. Oggi vi porto con me per una cosa completamente diversa dal solito e che sarà fichissima, ne sono assolutamente certo. Vi racconto un pochino qual è tutta quanta la situazione. Sostanzialmente sono stato invitato a prendere parte a una conferenza, potremmo dire una conferenza a tema spazio che si chiama Space Up. Sarà una unconference, ok? Cioè sostanzialmente non ci sarà una persona effettiva che presenta qualcosa, uno o più persone effettive che presentano qualcosa, quanto invece ci sarà una sorta di tabellone e ognuno presenta quello che vuole, ok? A turni. Fatto per bene, organizzato per bene. Quello che è successo dopo in realtà è collegato, nel senso che sostanzialmente io sto sempre lavorando al mio progetto del rover e ho dovuto portare un po' di aggiornamenti. Vedrete durante questo video che ho fatto tre grossi aggiornamenti al progetto che poi ho presentato al mio supervisor, vale a dire colui che si occupa, il professore che si occupa di gestirmi, di darmi una mano mentre realizzo il mio progetto di laurea. In particolare ho pensato, allora, visto che ho finito di stampare tutti quanti i pezzi, posso cominciare ad assemblare un pochino il rover, no? A darmi un'idea un pochino di come dovrà apparire alla fine. Quindi, sai, ho preso un pochino di scotch, un pochino di cose, ho cominciato ad appiccicare tutto quanto insieme ed è venuta fuori una cosa bruttissima, ma che perlomeno mi dà un'idea, mi dava un'idea di com'era overall tutta quanta la struttura. Ok, ragazzi, guardate che figata! Che cosa sta venendo fuori? Cioè, allora, l'ho assemblato un pochino a caso, mi rendo conto che non è precisissimo. Cioè, infatti, vedete che tipo qui è tutto fermato con lo scotch. Questa qui ma qua c'è la forma C, no? Questa sorta di bracket a forma di C. Però, tipo, là dietro c'è. Ma tipo qua manca la ruota proprio a terra. Là dietro c'è la ruota che è ancora imballata. Questo non è neanche connesso, figuriamoci. La testina lì poi sarà fatta in questo modo. Ok, e così come per esempio questo pezzo che ci ha impiegato 21 ore per essere stampato, poi andrà messo qui dietro, no? Per sorreggere il rocker. E là dietro ci sarà per sorreggere l'altro rocker un altro pezzo identico. Però la cosa fichissima è che comincia a prendere forma, che è una cosa fantastica perché finalmente comincia a darmi un'idea di come sarà tutta quanta la struttura. E aspetto questo momento da 2 mesi, di più. 4 mesi, perché contando l'estate, diciamo luglio, agosto, settembre, ottobre. Sì, 4 mesi, dai. Ok ragazzi, allora, in questo momento sono appena tornato da Merkiston, quindi dal campus, quindi scusate se ho un pochino il fiatone, ma voglio assolutamente condividere con voi questa cosa.
mi sono arrivati questi tre pacchi giganti, il motivo per cui sono andato a Merkiston, perché per l'appunto sono stati ordinati dall'università e direttamente su una mia richiesta molto specifica, e sono tutti quanti componenti per il mio Honors Project, per poter continuare il progetto di Mimas. Sono contentissimo perché è praticamente come se fossi un ragazzino, tipo un bambino che riceve un regalo gigantesco per Natale. Abbiamo questo pacco gigante, gigante insomma, di... penso siano delle viti di diverse dimensioni. Se non mi sbaglio ho ordinato un set. Guarda, sono tutte quanti viti di diverse dimensioni, ce ne sono tantissime. Abbiamo questa cosa qua, non mi ricordo assolutamente cos'è, ragazzi. Ho ordinato, queste qua sono 100 pound di attrezzatura, viti, bearings, quindi cuscinetti a sfera, è un sacco di cose, sono 100 pound. Questo qua credo che sia esatto. Questo è un set di cuscinetti a sfera, vi faccio vedere. Queste qui sono delle flangi, vi faccio vedere, sono delle flangi. Queste qui mi sanno di altri cuscinetti a sfera. Quindi sì, con i pezzi tutti quanti finalmente arrivati dall'ordine, dal grosso ordine di Amazon che ho fatto tramite l'università, finalmente è arrivato il momento di cominciare ad assemblare qualcosa di concreto. E quindi ho realizzato la prima parte del Rocker Boogie Suspension System. È stato relativamente semplice farlo, onestamente non è stato niente di complesso. Però insomma, quello è stato il secondo grosso aggiornamento, tanto che poi la sera stessa ho deciso di registrare un video in cui ho appiccicato tipo le ruote al sistema delle sospensioni, e per il secondo poi update che ha fatto il professore. Quindi il primo era una fotografia poi di quella che vi ho fatto vedere, no? Cioè il video perlomeno, e la foto e le fotografie di come era il rover una volta tutto quanto scocciato, eccetera eccetera, per dare un pochino la forma. Il secondo aggiornamento è stato questo, quindi sostanzialmente presentare metà delle sospensioni, dimostrare insomma che funziona tutto quanto. E il terzo invece lo vedremo tra un pochino, perché è più verso la fine del mese. Cos'è successo poi nel frattempo? Nel frattempo è successa una cosa fighissima. Dovete sapere che io circa ad ottobre, fino a ottobre, inizio novembre, avevo scritto un messaggio per una persona che io ho sempre visto, nel senso online, nei paper scientifici, cose del genere, e non pensavo che mi avrebbe risposto. Raga, io ho scritto a Van di Verma, spero si pronunci così il suo nome, è il chief engineer, uno dei capi ingegneri, diciamo, del JPL, che si occupa in particolare di guidare i rover su Marte. Guida i rover su Marte, raga. Cioè, è una figata. Cioè, nel senso, è la versione nobilitata di un bambino che guida le macchine telecomandate, ma in versione tipo 10x, cioè è una figata. E mi ha risposto, le ho scritto su LinkedIn, e si è offerta di darmi qualche advice, qualche cosa, perché mi fa tipo, ah, cool il progetto, cioè, sembra interessante. È bellissima sta cosa, ragazzi. Cioè, per me, che sono un grande appassionato di queste cose, è stato una figata. Un'altra cosa fighissima, sempre connessa alla NASA, al JPL, è stato il lancio dell'Artemis 1, la prima missione che riporterà poi l'uomo sulla Luna nel giro di qualche anno. Sarà veramente una figata, sarò lì assolutamente a guardarmi le live di questi eventi pazzeschi, perché ragazzi stiamo scrivendo la storia in questo momento ed è una figata. Ragazzi, sta per lanciare l'SLS, sono rimasto sveglio, non dico tutta la notte, però quasi. In questo momento da me sono tipo le... sono le 6:47 del mattino, c'era già stato un delay. Ok, sono rimasto alzato praticamente quasi tutta la notte, poi ogni tanto che sono riaddormentato, eccetera, eccetera. È stato delayato il... insomma, posticipato... Raga! L'hanno dovuto posticipare per un problema, però adesso si accende l'acqua per ridurre tutto quanto il suono... Raga, ma che porca puttana, che figata! È andato, cazzo, sì! Quanto stai perdendo la sanità mentale su sti coursework? Sì, tanto hai fatto comunque un lavoro migliore di questa roba qua. Che, guarda, la sto odiando. Però, allora, se c'è una cosa di cui sono un sacco proud, per quanto sia stupida, è questa immagine. Cioè, guarda quanto sono piccolini gli umani rispetto al rotore della turbina eolica. E niente, siamo a Merkiston a fare comunque tutte quante le solite cose in JKCC. Guarda chi c'è. Da che dire? YouTube non approva. No. Bro, c'hai tipo una piuma del cadavere che stai sgozzando sulla coda. No, ovviamente mi dissocio da tutto questo, però... Quello è un
trofeo di guerra. Sì, sì, no, ma cioè questa cosa che stiamo assistendo è tipo National Geographic. Molto interessante, però fico il fatto che abbiamo i falchi direttamente nel... Sì, noi usciamo qua a prenderci le pose, ci sono i falchi. Ok ragazzi, mi rendo conto di avere un aspetto indecente, però sono tipo 3 giorni che sto lavorando fortissimo a questo piccoletto qui. Perché stai guardando verso il basso che sembri depressino? Lui è il nuovo imager del progetto di Mimas, quello che andrà a sostituire questo qua. Lui resterà sempre nel mio cuoricino, avrà sempre uno spazietto perché è l'originale, probabilmente me lo metterò da qualche parte perché gli voglio un sacco bene. Ma tu sei la nuova fiamma, tu sei il futuro di questo progetto. Adesso è un po' triste, adesso vediamo se vi guarda, vediamo. No, non devi guardare me, devi guardare qui, in camera. Oh, molto meglio, ok? Avete visto, è un sacco carino. E niente ragazzi, a parte le stronzate, allora lui è praticamente pronto, nel senso la base funziona. Sono riuscito sostanzialmente a fargli fare tutto quello che faceva l'imager precedente senza la telecamera, per ora. Nel senso la telecamera è ancora qui sopra, è ancora su quello vecchio. Non penso andrò a smontare quella perché non voglio per l'appunto andare a intaccare la versione vecchia dell'imager. Voglio lasciarlo lì così com'è, anche come per una questione di ricordo, insomma. Quindi verosimilmente andrò a utilizzare un'altra telecamera, me ne procurerò un'altra e andrò a installarla su questo piccoletto qui sotto. Guardate tutto quanto il macello che c'è qui. Ok ragazzi, allora sto procedendo con lo smontare il vecchio imager, che come potete vedere è pericolante, cadono pezzi, ormai non è più il suo posto questo. Sono pronto a sostituirlo con questo qui che è nuovo. Come potete vedere le sospensioni sono quasi del tutto assemblate, lì c'è anche parte del differenziale. Sì, è tutto quanto appoggiato sul letto perché purtroppo non ho altro spazio dove mettere il tutto. La scrivania, come potete vedere, è un po' inutilizzabile ora come ora, anche perché qui metto gli attrezzi, qui ho la stampante che lavora, voglio cercare di avere meno vibrazioni possibili sulla scrivania in modo da evitare di danneggiare la stampa. Quindi adesso procedo con il disassemblare l'imager, che comunque terrò per una questione affettiva, mi piace comunque e ci ho lavorato tantissimo per arrivare a questa forma. Ok, allora, per il momento appare così, quindi sostanzialmente sono andato a connettere queste due staffe metalliche che non sono altro che quelle due però da questo lato, infatti come potete vedere qui mancano entrambe, e invece le ho posizionate in questo punto in maniera tale da avere anche l'accesso rapido poi a tutte quante le strumentazioni una volta che andrò a fare il cablaggio. Qui ho posizionato questi grossi bulloni che stringono da una parte e dall'altra la staffa metallica, e qui nel mezzo c'è abbastanza spazio per far passare cavi e altre cose, come se fosse una sorta di canalina. E qui arriva in realtà il terzo aggiornamento che ho portato al mio supervisor, che è stato il più colossale che abbia fatto fino ad adesso. Ovvero, ho detto, ok, allora, fate finta che io oggi... oggi succedono le cose che vi sto raccontando e che domani ho il meeting. Facciamo finta, ok? Domani ho il meeting, la sera del giorno prima mi viene in mente. Ma se io il giorno dopo, per il meeting, stravolgo tutto quello che avevo in mente e gli porto al professore un prototipo del rover funzionante, cioè assemblo tutto quanto, rascio tutto quanto fortissimo, gli porto una struttura che può stare sulle sue ruotine e funziona realmente. Sono diventato scemo per farlo, perché poi tipo anche la mattina stessa avevo le mani completamente tipo sbucciate a furia di girare bulloni, tenere attrezzi in mano eccetera eccetera, avevo calli giganti ovunque, le mani che puzzavano di metallo, la stanza piena di trucciolini di plastica della stampante 3D, ma è stata veramente una figata e ne valsa veramente veramente la pena. Ragazzi, grandissimo aggiornamento, sono a un punto fantastico del progetto perché finalmente cominciamo a vedere un pochino la forma del rover. Sono conciatissimo, sono assolutamente in una situazione tipo da stare in casa, ma vi voglio far vedere questa cosa perché è pazzesca. Guardate qui che robetta, è tutto quanto in disordine. Qui c'è il vecchio imager che poverino sta tipo guardando a terra. Non essere così triste, tranquillo, non mi dimenticherò di te. Ma ragazzi, qui c'è la grandissima novità. Mentre lì sto stampando un boss finale, che è praticamente l'altro pezzo da 21 ore uguale a questo, vi voglio far vedere questa cosa. Guardate che figata, finalmente comincia a funzionare. Ci sono pezzi di stampa dappertutto, cioè questo pezzettino qui che ha finito poco fa di essere stampato deve essere ancora...
come si dice, devo ancora rimuovere il materiale di supporto, ma ci siamo, qui c'è l'imager che aspetta di essere assemblato qui sopra, fissato questo pezzo molto saldamente utilizzando queste quattro viti, che se vediamo qua sotto sono connesse in questo punto, laggiù c'è il Raspberry che presto troverà una migliore locazione, e qui questo blocco da 21 ore 25 minuti è praticamente un full blocco di plastica, è tutto pieno all'interno, in fila all'80% e tempi di stampa veramente assurdi, ma guardate che com'è ben fissato saldamente, qui ci scorreranno canaline per fili e altre cose, un po' com'è questa cosa qua, però diciamo tramite direttamente un blocco stampato in 3D. E ragazzi, è veramente veramente figo. Vedete, questo qui tra l'altro è il punto in cui verrà agganciato il differenziale, che come potete vedere se io faccio così, effettivamente fa funzionare il Rocker Boogie Suspension System. Da questa parte vi faccio vedere, questo qui è un pezzettino del differenziale. L'altro pezzo è ovviamente questo qui, che deve essere ancora assemblato, ma che andrò ad attaccare presto esattamente in questo punto. Raga, non c'ha senso sta cosa. È fuori, ce l'ho fatta. Qua ci sono le ruote, ho lo zaino in spalla e funziona, è tutto funzionante, che figata. Adesso vado a far vedere al mio supervisor, speriamo che il viaggio vada tutto quanto bene, che non si danneggi. Poi ragazzi, l'ultima cosa fighissima che è successa durante questo mese di novembre è stato il ballo di Natale. E ragazzi, il ballo di Natale, io c'ero già stato, quello organizzato dall'università ovviamente, io il ballo di Natale c'ero già stato al primo anno. Era stato carino, mi sono divertito, però non conoscevo nessuno lì dentro. E poi purtroppo sono successe una serie di fatti spiacevoli dopo il ballo, quindi onestamente non me lo sono ingioiato più di tanto. Quindi ho detto, il secondo anno è skippato, il terzo anno è skippato, in entrambi i casi è causa quarantena, mille cose. Quest'anno dovevo per forza andarci, anche perché è il mio ultimo anno. Me lo sono ingioiato veramente al massimo, è stato fighissimo ed è sicuramente uno dei bellissimi ricordi che mi resterà legata a questa università. Hola gente, come state? Spero tutto bene. In questo momento è il 29 di novembre, si è sentito un rumore in sottofondo molto molto fastidioso. È perché sto stampando con la stampante 3D e quindi c'è tutto quanto che fa rumore. E mi devo preparare in questo momento perché sto per andare fra due ore al ballo di Natale di quest'anno. Questo è il mio ultimo anno da Napier, quindi ho detto, sai cosa, secondo me il ballo di Natale sarà una cosa veramente fichissima e che merita di essere qui, merita insomma di andarci, e insomma non posso perdermi una cosa del genere l'ultimo anno, a maggior ragione perché appunto è l'ultimo anno, e sarà una figata ragazzi. È un ceilidh, il ceilidh è praticamente il party tradizionale scozzese con tutti quanti i balli, le cose, musica dal vivo, si mangia, ci saranno un sacco di gente, ci saranno tutti quanti i miei amici, gente del lavoro, ci saranno i miei capi, che fa un pochino strano, ma sarà veramente fico. C'ero già stato il primo anno, è stato veramente fico, anche se non me lo sono goduto al massimo per svariati motivi, vediamo di farlo quest'anno. Detto ciò, io mi vado a preparare perché ho poco tempo, relativamente poco tempo, devo anche andare a comprare un paio di cosette, quindi muoviamoci, che fuori è già buio. Which was not, thought I had a good shot. I took it right in my eye. Look at, look behind. Take another. Detto ciò ragazzi, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo prossimamente con altri video,
quello di dicembre sarà una figata, ragazzi, quindi preparatevi. E cercherò di portarvi molti contenuti a dicembre, cioè, o almeno molti più del solito. Vedo di regolarmi un attimino, a me piace molto improvvisare e ultimamente non sono uno che si sta tenendo tutte quante delle schedule per i video per YouTube. Se volete sapere il perché, insomma, più dettagli, più cose, trovate tutto quanto sul canale di Telegram, perché lì vi tengo aggiornati sempre su quello che succede ed è il modo migliore per restare in contatto. Noi ci vediamo presto con altri video. Ciao ragazzi, voi fate i bravi e preparatevi perché il video di dicembre, secondo me, ci saranno delle cose pazzesche, perché so già che cosa succederà a dicembre. Detto ciò ragazzi, until next time.